si torna in Italia in un crescendo di ritmi e difficoltà. 3 giorni in Sicilia su una partitura musicale molto nervosa e impegnativa. Probabilmente è il primo momento di una sinfonia che quest'anno sarà davvero un continuo crescendo di note e impennate. Sarà importante, per tutti coloro che aspirano al successo, prepararsi a dovere e capire come gestirsi al meglio lungo il resto del giro. Bere è molto importante, soprattutto l'acqua. In una tappa come quella di quest'oggi, con continui sali scendi, è molto importante idratarsi, perché il consumo di liquidi e di sali minerali è veramente tanto. E quindi è molto importante bere in modo costante durante tutta la tappa, anche per tamponare l'acidosi e la fatica muscolare. Una tappa impegnativa, senza quasi un metro di pianura e con 2500 metri di dislivello. Il finale di Caltagirone, imprevedibile quanto suggestivo, stimola un colpo a sorpresa. Tatticamente una tappa difficile da gestire, soprattutto per la squadra della maglia rosa, ma anche per le squadre che hanno corridori adatti ad arrivi come quello di quest'oggi. Caltagirone, un arrivo molto esplosivo, tecnico, dove possibili finisher potrebbero partire magari all'ultimo chilometro per andare a vincere una tappa che potrebbe riservare tante sorprese. Come inizio sul territorio italiano, niente male. Sarà davvero un giro impegnativo e nervoso. Spettacolare.